Sommi, buongiorno, ben trovato Luca. Buongiorno. Allora, buongiorno Mirta. Appunto, dicevo, è la Divina Commedia, Dante distribuisce i personaggi tra inferno, purgatorio e paradiso. Beh, Brusca avrebbe saputo dove metterlo Dante, perché in qualche modo Dante in questo meraviglioso insomma, capolavoro della letteratura, tu lo chiami il particolato enigma della storia della letteratura, giudica. Ecco, in qualche modo è come se oggi facessimo fatica a mettere insieme giudizi così differenti, perché voglio arrivare all'Ilva, tra l'altro ci sta raggiungendo Nicola Fratoianni, mi farò risentire le parole di Nichi Vendola, perché sull'Ilva diciamo che è stata molto severa la giustizia, no? Noi abbiamo 25 anni per il killer più spietato di tutti i tempi e abbiamo 20-22 anni per i fratelli Riva, ad esempio. Poi arriveremo anche a Nichi Vendola. Sì, io sottoscrivo quello che ha detto la Maglie. Dobbiamo separare il piano emotivo dal piano normativo giudiziario. Questa è una legge che ha voluto Giovanni Falcone e dobbiamo ribadire che senza questa legge, senza una premialità ai pentiti o non pentiti che siano, non avremmo avuto altri arresti, non saremmo riusciti a estirpare questo cancro che si chiama mafia in Italia. Poi c'è il piano emotivo, naturalmente. Il piano emotivo non possiamo che indignarci ed essere raccapricciati da quello che è successo. Possibile che un uomo capace di far saltare Giovanni Falcone, la compagna, la scorta, che materialmente ha ucciso Giovanni Falcone, che è stato capace di uccidere un bambino nell'acido e che non sa contare gli omicidi che ha fatto, sia libero oggi, e questo è il piano emotivo, naturalmente. Ma tanto vale anche per l'Ilva. Voglio dire, questa, ricordiamo, è una sentenza di primo grado, che però se dovesse essere confermata nei tre gradi di giudizio ci direbbe una cosa molto grave, che c'è stata un'associazione a delinquere, ripeto, associazione a delinquere, e nell'associazione a delinquere non ci sono soltanto i fratelli Riva, ci sono anche altri apparati dello Stato, così come nella trattativa Stato-mafia, che non ne parliamo mai, ci sono stati coinvolgimenti dello Stato. È una questione antropologica. Dante, sai cosa diceva? Sai qual era la categoria di persone che odiava di più? La chiamava la gente nova dai subiti guadagni, cioè coloro che mettevano da parte... Come la chiamava la gente nuova? La gente nuova dai subiti nuova, guadagni. Ah, sì. Li detestava perché erano coloro che avevano corrotto Firenze con il fiorino, convinti che il denaro fosse il potere, che il denaro fosse la legge, e aveva corrotto l'etica di Firenze. Dov'è l'etica oggi in Italia? E questa gente nuova dai subiti guadagni la troviamo sul Mottarone, certo, per far fare più per gire non alla, perdere l'incassi di un weekend di sole, mette un forchettone e blocca il treno di emergenza. E la sentenza dell'Ilva è la stessa cosa. Si è messo sotto il tappeto il problema dell'Ilva, si è fatta un'associazione a delinquere.